Numero 64 di Altre Visioni, che si apre con la notizia pubblicata da altervista.org il 13 maggio. Qualcuno si è accorto che l'università sta continuando a sfornare psicologi e ci si comincia a domandare cosa ne faremo di tutti questi psicologi. Questa professione, se fatta efficacemente, necessita di una reale attitudine e di un robusto percorso di esperienza. Il problema dell'istruzione di massa è che poi mancano delle prassi di certificazione sull'effettiva idoneità ed qualità del professionista, tanto negli psicologi come in tanti altri professionisti generati dall'università di massa. Corriere.it il 14 maggio ci comunica che avremo a disposizione anche lo spray che ci renderà immediatamente ubriachi. In questo modo si potrà eliminare tutta quella fastidiosa trafila del bere, magari mangiando e in compagnia. Un vero incentivo all'alcolismo professionistico. Alla base, l'atavico problema di sfuggire alla ferrea presa dell'autocontrollo, tutti i comportamenti che fanno male quando si esagera necessitano di una capacità di equilibrio che, invece, le personalità più fragili non hanno, per cui cadono negli eccessi opposti. O non perdono mai il controllo, avendo una vita piatta, o non sono mai capaci di mantenerlo, non avendo un momento per riprendere fiato. '49 corpi, mutilati, chiusi in sacchi di plastica, le teste tagliate, le mani anche. Il riconoscimento è impossibile. Un orrore sconfinato perché tutti sappiano che in Messico non c'è pietà e non c'è via di fuga. Le gang dei narcos hanno in mano ogni strada, ogni piazza, in una guerra che da anni insanguina le città del nord, quelle a ridosso del confine con gli Stati Uniti. Studio aperto del 14 maggio ci mostra come nel nord del Messico da tempo si è stabilito un clima di terrore. Lo Stato contro i narcos contro i narcos, tutti contro i cittadini. I morti si susseguono e la situazione ci mostra cosa accade quando le istituzioni lasciano per troppo tempo il campo aperto ai malavitosi. L'azione della delinquenza, se non trova ostacoli per molto tempo, diventa difficile da neutralizzare perché essa ha meno vincoli e regole da rispettare, ma anche perché usa la violenza come interfaccia con le persone fuori del proprio clan. In un lampo da dietro con i blindati e da davanti sono entrati e noi li abbiamo accolti. Buongiorno, vi stavamo aspettando? E tutto si è svolto molto tranquillamente. Scendono alla spicciolata, zaino in spalla, scortati dalla polizia. Tanta solidarietà a terra per loro. I ragazzi del collettivo Macao, oggi sgomberati dalle forze dell'ordine, avevano occupato la Torre Galfa a Milano, proprietà dell'immobiliarista Ligresti, 10 giorni fa. In disuso da 15 anni, volevano farne un centro culturale qui nel cuore della città, dove si costruisce ancora a tappe forzate. Questa vicenda dello sgombero del palazzo occupato proposta dal TG2 del 15 maggio suggerisce una riflessione sulla concezione di realtà. Un gruppo di persone occupa una proprietà privata per protestare attraverso questa azione dimostrativa. Prima o poi il proprietario vorrà riprendere possesso della sua proprietà per disporne come meglio crede. L'atteggiamento furbesco è far apparire il ristabilimento della normalità come un inutile sopruso. Il 17 maggio il resto del Carlino.it propone la notizia della presa di posizione di Mario Monti in difesa di Equitalia e dei suoi dipendenti. Purtroppo il Presidente del Consiglio incappa in un ennesimo errore in comunicazione. Quando una persona delegata all'esercizio del potere comunica solo una parte della verità, alimenta la diffidenza e la mancanza di fiducia da parte dei deleganti. Nel caso di Equitalia, assieme alla difesa del lavoro svolto dall'azienda privata di riscossione, Monti poteva dire anche che sarebbero stati puniti le angherie e le volgari cecità burocratiche perpetrate dallo stesso istituto. Neutrale, appunto. So you could see the truth.